io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore. La fede è una delle costanti più vitali e convinte della nostra società. Fede di donne, ancora più che di uomini, donne non emarginate, anche donne teologhe, donne che come suore non si sentono le ultime e non coprono il loro ruolo in attitudine gregaria, donne delle quali sarà il terzo millennio nella sua dimensione religiosa. Anche Camper ne ha conosciute alcune, cogliendo in loro il brusio di un popolo che prega. E questo popolo, ricordiamolo, è anche donna. Io sono convinta di sì. Io sono una donna che si sente pienamente realizzata, una donna consacrata, una religiosa, una sorella, come diceva lei. E sorella direi universale, perché sorella nella fede con i cristiani, con sorelle di coloro ai quali, per esempio, ho dedicato tanti anni della mia vita nell'insegnamento, sorelle di persone che oggi incontro in vari percorsi, qui in città e altrove, ma sorelle anche di coloro che professano altre religioni. Per esempio, conosco tanti musulmani con i quali, non dico esiste un'amicizia, ma una stima reciproca sì. Conosco dei buddisti, persone molto oneste, moralmente di altissimo livello, per le quali nutro stima e credo anche di essere ricambiata. Credo che la donna che è fatta per la maternità, è fatta per la famiglia, se si consacra a Dio, che è capace di riempire il cuore naturalmente, non è che si svilisca, che si depauperi come donna. Sono convinta che la realizzazione piena per una persona al femminile, appunto, sia quella di donarsi. E allora, e nella comunità religiosa, noi religiosi abbiamo come proprio caratteristica specifica la vita in comunione, è brutto dire in comunità, in comunione, in cui si condivide tutto. E si condividono i dolori, si condividono le ansie, si condividono le preoccupazioni, ma anche le gioie, i talenti che uno ha. Io ho delle sorelle magnifiche per ricamo, sanno dipingere, sono artiste, sanno suonare divinamente. Io questi doni non li ho. Mi sento completata. Io dono quello che ho, naturalmente. Ma al di là della propria, diciamo, realizzazione personale, così se vogliamo anche domestica e forse un po' egoistica, al di là di questo, una persona consacrata a Dio ha le braccia spalancate al mondo intero e il cuore soprattutto, e quindi anche quella che magari la gente fuori può chiamare solitudine, io la chiamo deserto popolata d'infinito, perché non si è mai soli, tanto chi è con Dio non è mai solo, ma quando si è con Dio e quando si è veramente con se stessi, nell'intimità della propria identità più profonda, si è in comunione con tutti, nessuno escluso. Poi nella preghiera si portano tutti davanti al Signore, tutti. Coloro che amiamo, coloro dai quali magari non siamo amati o capiti, ma non per cattiveria, perché soltanto magari non siamo ancora riusciti a metterci in contatto in un dialogo fraterno, schietto, rispettoso dell'altrui fede, delle altrui credenze. Non ci sono separazioni, non ci sono muri, abbracciamo tutti. Io penso che la mente e il cuore di una donna consacrata sono più capaci di vivere questa universalità. È vero che non ho l'esperienza al maschile, ma io credo che se riusciamo a capire con il cuore e ad amare con l'intelligenza della fede, raggiungiamo tutti. E quindi la donna è perfettamente realizzata, anche direi, per me è così, soprattutto se consacrata. Secondo me, ognuno di noi, vivendo la propria vocazione umana dell'essere uomini e donne, incarna la propria fede nella propria umanità. Sicuramente in una persona femminile, in una donna consacrata, la fede ha i tocchi della femminilità, in questo senso. Personalmente, racconto la mia esperienza personale, ma anche quella della mia comunità, noi ci sentiamo
donne, profondamente donne, donne consacrate proprio in questi servizi di accoglienza alla vita. I bimbi che accogliamo con le loro mamme danno a noi il senso della gioia. Pensiamo tante volte e proviamo noi stesse il compiacimento di un bambino che ti risponde con il sorriso, di un bambino che si abbandona, di un bambino che si fida e si lascia portare. Io ho così nel cuore alcune esperienze, alcuni episodi che mi hanno fatto riscoprire questa fede al femminile. E le porto un esempio. I bimbi piccoli, i neonati, le mamme vivono l'esperienza, anche i padri, l'esperienza di questi bimbi che si affidano e si addormentano sulle braccia, sul petto, sul seno dei loro genitori, soprattutto di una mamma. E questa esperienza che io stesso provo, che noi stesse proviamo quando un bimbo si abbandona a noi, e questo bimbo si abbandona al di là che la persona adulta si sta prendendo cura di lei e il bimbo non lo percepisce. Ecco, questa esperienza di abbandono, questa esperienza di compiacimento a me e alle mie suore richiama questa esperienza che noi stesse siamo portate così da Dio, ci porta tra le sue braccia anche se noi non ci rendiamo conto. Ecco, quindi questa, a me sembra questa un'esperienza dove la femminilità che vive, la femminilità umana, diventa anche un'esperienza di fede molto profonda. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. A riconoscere una dimensione femminile nella fede sono anche gli uomini. Mi sembra di sì. Cioè, se la fede è una relazione personalissima che ciascuno di noi vive anche con il Signore, la relazione che noi viviamo è segnata dalla nostra identità, quindi da quello che noi siamo, dalla nostra storia, dal nostro modo di rapportarci. In fondo potremmo dire, anche guardando da un'altra prospettiva, maschile e femminile sono due modi diversi con i quali noi guardiamo il mondo, con i quali noi viviamo le relazioni, con i quali noi ci interroghiamo rispetto alle diverse cose. Quindi non ho dubbi a pensare che il modo femminile di vivere il rapporto con il Signore, con Dio, è certamente diverso dal modo maschile. Ma ce ne sono degli esempi anche nella parola di Dio. Nel capitolo 15 di Luca, quando si parla del figlio al prodigo, per capirsi, no? Prima ci sono due parabole. Allora, una di queste è la donna che perde una moneta e va in cerca della moneta perduta in casa. E prima ancora c'è un'altra donna che impasta il pane con del lievito, no? In un altro contesto. Allora mi sembra che ci sono delle dimensioni, l'attenzione agli ambienti, a quello che può essere apparentemente piccolo ma importante, che il Vangelo stesso ci rimanda come caratteristico del femminile.